Ciao a tutti ragazzi e bentornati ad un nuovo tutorial. Allora, oggi parliamo di cocktail molecolari, tra virgolette. Allora, molecolare perché? Il molecolare nasce grazie alla fervida fantasia di Fernand Adrià, che per primo ha portato il molecolare in cucina. Con molti prodotti innovativi, un po' particolari, qualcuno un po' discutibile, però è stato uno tra i precursori di quelli che sono stati, che è stata la cucina molecolare. Bisogna nominare assolutamente il nostro amico, nonché maestro, Dario Comini, che ha adattato alcuni di questi prodotti alla mixology e quindi ha creato i cocktail molecolari. Tra questi abbiamo il sucro, in versione polvere ovviamente. Che cosa fa il sucro? Il sucro è un emulsionante e come tale riesce ad emulsionare tutto quello che è alcolico. Per intenderci, facciamo che farlo subito, così vi rendete conto di che cosa riesce a fare il sucro. Allora, oggi faremo un Milano Torino con un velluto di carciofo e vaniglia. Carciofo, quindi alcolico Cynar. Come vaniglia andrebbe meglio ci fosse la vaniglia alcolica. Io ho reperito uno sciroppo di vaniglia e poi lo facciamo andare bene. Il sucro, un frullino, da non dimenticare che tutto quello che noi vogliamo trasformare in sucro innanzitutto deve essere alcolico, ma soprattutto non deve essere tenuto in frigorifero. Io ho fatto delle prove inizialmente anche erroneamente, ma è una cosa che Dario ci diceva quando ci ha spiegato il funzionamento del sucro e dei modi in cui si poteva applicare ai drink, ai cocktail. Questo è come il sucro agisce sull'alcol, lo emulsione lo fa diventare una schiuma che per via, secondo me, di come poi arriva in bocca viene chiamato velluto per il suo sapore, quasi la sua textura così morbida, così setosa, viene chiamato sucro, viene chiamato, pardon, velluto. Allora, possiamo partire anche con la preparazione del nostro Milano Torino. Quello che preparo io, il drink che sto preparando, è solo un esempio di come si può adattare un velluto ai cocktail. Un altro esempio che vi posso fare e che nel locale dove lavoro io funziona tantissimo è, per esempio, fare un daiquiri con sopra un velluto con un liquore alla viola. E il contrasto è qualcosa di strepitoso, è da provare. Allora, qui abbiamo ingredienti del Milano Torino, vermut e Campari, e qui, come abbiamo visto prima, c'è il nostro velluto. Vi diamo ancora una mescolata con il nostro frullino. Questo
è il risultato. Eccolo qua. Altre cose da dire sul sucro e quanto è eccezionale. Adesso farò partire un video di Dario quando ho ascoltato una delle sue lezioni. Perché è eccezionale il sucro estere? Il sucro estere è eccezionale perché voi date un cocktail al vostro cliente. Dopo 10 minuti quel cocktail ha cambiato colore e sapore perché è andato ad intervenire nel cocktail sottostante. Questi sono gli oli essenziali che cadono, li vedete? Che sono andati ad interferire. La parte superiore resterà man mano. In breve, che cosa accade? Quando voi prendete un drink con sopra un velluto, qualunque esso sia, la prima cosa che arriva in bocca ovviamente è il velluto, quindi la sua morbidezza, la sua setosità, il suo sapore molto particolare. In seconda battuta arriva il drink che c'è sotto. Dopo qualche minuto i due elementi, per via del freddo del drink che c'è sotto, perché ovviamente contiene ghiaccio, le molecole di sucro si ristringono perché vengono prima eccitate con il frullino e quindi si gonfiano e intrappolano tutto quello che è alcolico. Per via del freddo che c'è nel drink sottostante, adesso in questo momento qui le molecole si stanno restringendo e fanno cadere nel drink sottostante tutti gli oli essenziali del sapore del velluto che noi abbiamo emulsionato. Questo contrasto qua fa sì che noi beviamo una cosa di veramente strepitoso, perché ha questi tre sapori che vi ho appena spiegato. Spero che tutto questo vi sia piaciuto. Per qualunque altra cosa ricordatevi di contattarmi, cliccare la campanella e iscrivetevi al canale. Che posso dire? Alla prossima, enjoy, ciao! Non posso dimenticare di ringraziare Teo Rizzolo, Tony Grimaldi per il secondo corso, Eddie Edmund per il primo, ovviamente Dario che è a capo di tutta la situazione, e ritornare a ringraziarvi ancora per l'ascolto. Ciao ragazzi!